Buongiorno ragazzi e benvenuti in questo nuovo video e oggi in particolare benvenuti in questo nuovo Know Your Rhymes, serie in cui esaminiamo le liriche dei pezzi più conosciuti ed importanti dell'hip hop. Oggi ho deciso di parlarvi di un testo che più che bello dal punto di vista degli incastri, del flow o cose di questo tipo è a parer mio interessante. Parleremo infatti di The Race, canzone di Ty-K, nato come Tamor McIntyre, è un rapper del 2000 che per un periodo fu ricercato per omicidio capitale. Infatti, come abbiamo già avuto modo di esaminare assieme un po' di mesi fa, Ty-K venne coinvolto in una violazione di proprietà privata, assieme ad altri tre ragazzi, invasione che inizialmente venne pensata per un furto, ma che sfociò nell'omicidio del 21enne Ethan Walker. Ty-K venne quindi messo ai domiciliari, o meglio, in Italia sono i domiciliari, là in pratica consiste nel rimanere in casa o comunque in una zona delimitata, con alla caviglia appunto questa cavigliera, questo ankle monitor che tiene tracciati i movimenti. Ty-K ha quindi deciso di togliersi la cavigliera e scappare, cosa che appunto a volte i criminali americani fanno e che viene chiamata appunto fare The Race, quindi la gara, da qui il titolo della canzone. E mentre era via, appunto, senza il suo ankle monitor alla caviglia, diciamo che ha fatto un bel po' di cose, tra cui registrare questa canzone, chiamata proprio The Race, registrarne il video, fumare un blunt davanti al suo cartello con scritto ricercato, e derubare un vecchio, puntargli la pistola contro, picchiarlo e lasciarlo fra i cespugli. L'anziano venne ritrovato il giorno dopo da un ragazzo che stava facendo jogging e che subito denunciò Ty-K, che venne riarrestato, ritrovato, ripreso e stavolta messo in carcere. Ma visto che non aveva ancora 21 anni, quindi l'età per potergli dare la pena di morte, venne tenuto appunto in cella, lo è ancora adesso, in attesa appunto di essere sentenziato. Ma parliamo della canzone, che inizia dicendo: "Sono il piccolo Ty-K, non penso tu voglia azione", inteso ovviamente come "non penso voglia scazzi", ma se vuoi azione, vieni trasformato in una past tense, ossia il tempo verbale passato in inglese, un po' come se in italiano dicessero ti trasformi in un passato remoto, quindi in un qualcosa di già successo in passato, in pratica. Deep, che letteralmente si traduce con profondo, ma che in questo caso vuol dire tanti, quindi i tuoi ragazzi sono tanti. Perfetto, mettiamoci a sottrarre, facciamo le sottrazioni. E conclude poi questa intro dicendo: "Smith & Wesson, che è una marca di armi, ha fatto la mia calibro 9 con subcompaction", termine di cui non ho trovato una vera e propria traduzione, ma ho capito che le pistole possono essere compact o subcompact. E appunto la calibro 9 della Smith & Wesson subcompact è questo tipo di pistola qua. E in pratica, riavvolgendo, stai dicendo di aver diminuito il numero di membri della crew opposta tramite delle sottrazioni fatte con la sua pistola. E questa di base era la intro, che ci porta però subito al ritornello, che in pratica è molto collegato alla vicenda di cui abbiamo parlato prima, come poi alla fine più o meno lo è tutto il pezzo. Dice infatti: "Fuck a beat, I was trying to beat a case", ossia fanculo il beat, stavo provando a vincere la causa, ma non ho vinto la causa, quindi stronzo ho fatto la corsa. "But I ain't beat a case, bitch, I did the race". E quindi queste diciamo che sono le due barre che sono diventate più famose. E continua poi con "Beat it up where I'm not shorty face", quindi picchialo dove vengo shorty face. E shorty viene da short ed è un riferimento alle ragazze, un po' come dire thought, hoe, slut, eccetera. Solo che mediamente sono ragazze giovani, shorties appunto. Tamor in pratica sta chiedendo a una ragazza dove preferisce che lui venga. Continua poi con "Ellie Bless cracking force like a vase", dove force sta per la gang dei Four Corner Hustlers, gang che si mosse da Chicago a Southside Harlem, appunto la zona di Ty-K. Quindi in pratica sta dicendo di rompere questi force, questi gang members, come se fossero vasi, quindi con semplicità. Continua poi dicendo: "Ammazzo un negro e poi me ne vado", "do the dash", che vuol dire andarsene velocemente, quindi scappare via, "then I go out my way", quindi poi scappo, "rob a nigga shoes, rob a nigga lace", ossia rubo le scarpe di un negro, rubo i lacci di un negro. E qui ovviamente le scarpe molto probabilmente si riferisce ai tanti vari tipi di scarpe molto costose che i rapper stanno sempre di più indossando per streetwear, per moda. Pensate solo che Bape, Balenciaga e tutte quelle marche. E poi fa un gioco di parole con "robbing nigga lace", perché lace non solo vuol dire lacci appunto come quelli delle scarpe, ma come anche Urban Dictionary suggerisce, si può riferire al gesto di mischiare droghe con prodotti chimici. Quindi
in pratica tagliare le droghe, cosa che invece secondo Genius viene solitamente fatta con eroina, ecstasy o cocaina. E poi c'è l'ultima barra del ritornello, in cui dice "We tryna see a Benz in our face", ossia noi stiamo provando a vedere centinaia di Benz, quindi centinaia di elastici sulla nostra faccia. E i Benz, appunto, in questo caso non si traducono come elastici, ma spesso si riferiscono alle mazzette di soldi, quelle da 1000, perché appunto una volta contati $1000 solitamente vengono tenuti assieme da queste fascette, appunto da questi Benz, questi elastici. Quindi in pratica Ty Tay sta dicendo di voler vedere migliaia di migliaia di dollari sulla sua faccia. Poi parte subito il verso, quasi senza interruzioni, in cui dice "Pimp gonna be eat good noodles every day", ossia Pimp mangerà noodles buoni tutti i giorni. E Pimp sta per Pimpies, membro della crew di Ty Kay che venne imprigionato e che spesso si sente appunto nelle sue canzoni. Continua poi dicendo che il choppa, ossia un'arma da fuoco automatica, trancia i tuoi ragazzi, inteso come soci, come se fossero filetti di pesce. E continua con "Mi sveglio male, chi morirà oggi sparò un fuckboy nella sua fottuta faccia". Quindi in pratica dice di svegliarsi storto e quando si sveglia storto uccide dei fuckboy. E i fuckboy in pratica sono quei tipici ragazzi testa di cazzo che magari spesso fanno doppi giochi e di cui non ti puoi fidare di base. Continua poi con "We cooking up boy", ossia stiamo cucinando. Ovviamente non penso intenda la pasta, ma può essere un riferimento a droghe come eroina o cocaina. Quindi "We cooking up boy, you don't wanna go that way", stiamo cucinando, tu non vuoi andare da quella parte. E "that way" è appunto un modo slang per dire di là, appunto è diventato famoso ad Atlanta con persone come Rich the Kid o i Migos, e che alla fine è stato molto riutilizzato. Addirittura Ty Kay ha una canzone chiamata "That way". Quindi "stiamo cucinando, non vuoi andare da quella parte, devi andare da quella parte, vieni derubato per tutti i tuoi soldi. Gotta go that way, you get robbed for your records". E records deriva da Rex, che appunto vuol dire soldi, come ad esempio la canzone di Lil Pump, e qui dice "Rex on Rex on Rex, you gotta go that way, devi andare da quella parte, ragazzo non sarei felice, boy you won't be happy". Continua poi con "I told 50s", dove i 50s sta per 50 round drum, ossia in pratica le batterie rotonde della pistola, quindi in pratica i caricatori dove si mettono i proiettili. "I'm a shooter like Young Peppy", quindi sono un tiratore come Young Peppy. E Peppy è un rapper drill di Chicago ucciso nel 2015, di cui la canzone più famosa si chiamava proprio Shooters, traducibile appunto in tiratori. "Puttana prova a rubare, la facciamo ballare Michael Jackson", ovviamente intendendo che la fa ballare coi proiettili. Poi fa un altro riferimento alla home invasion di cui vi ho parlato all'inizio, in cui dice "stavamo complottando, voi stavate facendo entrare droga, fatta entrare la droga, vieni derubato per una parte". Stavamo complottando, inteso che lui, per entrare appunto nella casa, ha fatto prima entrare due sue complici, perché appunto dietro questa cosa erano in quattro, quindi due complici che sono riusciti ad entrare e gli hanno poi aperto la porta una volta arrivata la droga. Quindi al tipo è arrivata la droga e appena gli è arrivata gli viene rubata appunto per una parte del bottino. Quindi in pratica racconta questa storia di come effettivamente hanno derubato questo ragazzo in due barre. E poi finisce la strofa ripetendo le parole del ritornello, che abbiamo già esaminato, per poi concludere effettivamente con il ritornello ripetuto due volte e che chiude proprio così il pezzo. Quindi perfetto ragazzi, il video finisce qua. Spero che questo Know Your Rhymes vi sia piaciuto, vi ho fatto votare su Instagram quale avreste preferito, quindi vi ricordo di seguirmi su Instagram in caso voleste proprio essere più coinvolti nel canale e se voleste rimanere aggiornati sul mondo della musica. Quindi so che forse non è una delle canzoni più richieste che ci sono o più famose, ma essendo uno dei miei testi preferiti volevo condividere con voi appunto queste liriche particolarmente esplicite. E quindi nulla, spero che questo video vi sia piaciuto, io vi saluto e noi ci vediamo a un prossimo video con un nuovo Know Your Rhymes.